benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie. Come punto, Massimiliano Allegri sta provando a rimettere in carreggiata la sua Juventus, al netto di quella penalizzazione di 15 punti che per ora pesa sulla classifica, e tralasciando tutto ciò che potrebbe accadere eventualmente fuori dal campo. Un nome, quello dell'allenatore livornese che era finito anche in ottica Premier, in retroscena. Punto. Nell'estate 2021 la Juventus ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri per provare a costruire insieme un nuovo progetto vincente. Le cose non sono andate come previsto per i bianconeri, che hanno incontrato diversi ostacoli. Intanto il giornalista Tancredi Palmeri ha svelato un retroscena in merito all'Arsenal. Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri e il retroscena sull'Arsenal. La Juventus, vittoriosa contro la Sampdoria per 4-2 nell'ultima gara di Serie A, è chiamata a raccogliere quanti più punti possibile per provare ad entrare nelle prime 4 in classifica. La zona Champions potrebbe essere determinante anche per le prossime strategie dei bianconeri, che in campionato hanno incassato una penalizzazione di 15 punti, che inevitabilmente condiziona. In campo per ora Bio e Soci stanno provando comunque a mantenere una discreta continuità quantomeno nei risultati, sotto i dettami di un Massimiliano Allegri intanto a non lasciare nulla al caso. L'allenatore livornese tornò in bianconero nell'estate 2021 succedendo a Maurizio Sarri, col chiaro scopo di tornare subito a vincere per provare a costruire un nuovo ciclo juventino. Le cose poi sono andate in maniera piuttosto diversa tra le delusioni della scorsa annata, e le enormi problematiche di quella attuale, tra una Champions disastrosa, un inizio zoppicante e le vicende extra campo che aleggiano su presente e futuro della squadra. Prima del rientro alla Juve per Allegri si parlò anche di Real Madrid, mentre spunta un retroscena sull'Arsenal. Il giornalista Tancredi Palmeri ha raccontato un curioso aneddoto sul contatto di qualche tempo fa tra l'Arsenal e lo stesso Allegri. Ai microfoni di calciomercato.it apostrofo in diretta su TVPlay ha svelato, Allegri fu contattato dai dirigenti dell'Arsenal. Stavano cercando un allenatore di grido a cui affidare la guida della squadra, al termine di un vero e proprio casting erano rimasti in corsa lui, Arteta e altri due tecnici. Palmeri ha quindi completato, quando ci fu l'incontro tra Allegri e l'Arsenal i dirigenti dei Gunners rimasero senza parole, gli caddero le braccia. Max si presentò senza avere niente in mano. A differenza degli altri allenatori tutti muniti di slide e con un inglese all'epoca zoppicante spiegò loro la sua filosofia, secondo cui il calcio è materia molto più semplice di come viene dipinta. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen another man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.